tutti col ferro, su tutti col fuoco, su tutti col fuoco, l'Italia nel cuore. Va fuori l'Italia, va fuori che l'ora, fuori l'Italia, fuori l'Italia, tiranno rossa fiore di vita, noi ti aspettiamo nell'alba fiorita, camicia rossa fiore di vita. 11 novembre il re ci ha liquidato e allora c'è chi ha deciso di restare e chi si è ribellato. In 30.000 abbiamo chiesto subito il congedo. A Caserta però si raccende la marionetta in camicia rossa, ci sono stati ammutinamenti. Anche a Maddaloni si è rivoltato un reggimento del corpo Avezzana. Inoltre 30.000 Santa Maria hanno manifestato sotto la casa del generale Mbiliz. I calabresi hanno assaltato la casa del brigadiere. I tedeschi si sono scordati nel sentire le trombe di guerra. Nel 1862 se n'è uscito, non ce l'ha fatta a sopportare le umiliazioni. Se n'è andato con Cesare Braico, Giovanni Froscianti, Giovanni Acerbi, Giuseppe Missori, Luigi Miceli, Francesco Nullo, Angelo Tarantini. Signor Sindaco, trovo che dopo la scaramuccia di Calatafimi fu rinvenuto il portafoglio che vi mando. Scaramuccia? Si interroga interdetto il Sindaco. Chi muore per la patria, prosegue lo scritto anonimo, ha diritto in ogni tempo al rispetto, sia pure un ideale la causa. Voci dalle tombe di guaie chanter giuno, ed han fiato mille trombe, li due bruti azzari a ro, di marmotte mille pezzi. Aveva raggiunto i suoi compagni bergamaschi in Polonia il 5 maggio del 1863. Le cose si erano già messe male. C'era già stata una scaramuccia. Marchetti era ferito. Quell'Iselin del Bos, quell'Iselin del Bos, per la campagna il bula e quell'Iselin del Bos, per la campagna il bula ratta plam e plam e plam de ratta plam 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 de ratta che conta 226.000 abitanti, terza città d'Italia, dopo Napoli e Milano. Pianciani, romano, è rientrato nella sua città nel 70, dopo 20 anni d'esilio e lontananza, perché aveva combattuto nella Repubblica Romana del 49. Tornato in patria, scrive, vidi lo stato miserabile in cui la mia Roma è ridotta, confrontandone le condizioni con quelle di tante città che avevo visitato in Italia e fuori, tutte, certo di importanza assai minore. Nel 1873 si interessa di musei, biblioteche e archivi, ricostituisce il comitato del Pasquino per le feste del carnevale e fa costruire case soprattutto per i più bisognosi. Stessa domanda potrebbe essere rivolta però al garibaldino Giacomo Medici, che come prefetto è subentrato a Palermo al generale Cadorna subito dopo la repressione della rivolta del 1868. C'è chi lo... Ma se io da te parto, qui resto con l'alma, tu gioia, tu calma,
solo per me. Da altre relazioni. Il vostro legame è finito. Ti promette un dignitoso mantenimento. Bertani solidarizza mentalmente con Rosalie Montmasson, la moglie che Crispi ha sposato a Malta prima della spedizione e che ora abbandona. Come una serva se ne va via, tutta sola, l'unica donna dei mille, Madame Crispi, che pur di poter partecipare alla spedizione era stata costretta a nascondere le trecce sotto un berretto da garibaldino. Mamma mia, la Sicilia è più mia. Giuseppe Emanueli e Vittorio Garibaldo, Garibaldo Emanueli e Vittorio Giuseppe, Giuseppe Vittorio e Garibaldo Emanueli, Emanueli Garibaldo Giuseppe Vittorio, Giuseppe Emanueli e Vittorio Garibaldo, Garibaldo Emanueli Vittorio Giuseppe, Giuseppe Vittorio e Garibaldo Emanueli, Emanueli Garibaldo e Giuseppe Vittorio, Giuseppe Emanueli e Vittorio Garibaldo. Bravi, bravi. Chi lavora ha una camicia, chi non lavora ne ha due. Poi cita il suo comune, Roncoferrara, dove si lavora davvero e dove c'è tanta miseria e dove ogni individuo con meno di un ettaro di terreno paga attualmente allo Stato nette lire 18. Diciamo. E di lei marito, eccetera, Maria e Giacomo Rovetta da Nave, lo richiesero e ricondussero a casa propria, dove trovasi tuttora a loro carico, non essendo ancora in grado per la tenera età di guadagnarsi il sostentamento. Il sottoscritto Emilio Veneziani rappresenta tale fatto a codest'onorevole commissione nella speranza che sarà lieta di poter così ricompensare la costante filantropia dei predominanti contadini. E però non avanzando più un soldo, perché non ho un soldo più al mondo di disponibile, in vita e morte, lascio un rimanente immobili quadri, libri, ferri del mestiere, le carte di carattere politico e i manoscritti di Carlo Cattaneo. E quanto altro potrà trovarsi nel mio appartamento a Genova, 22 salita San Giovanni Battista, a mia sorella Luigia, vedova Molinari, convivente da anni con me, e la prego di distribuire come piccole memorie mie gli oggetti che le indico nella busta chiusa, qui unita, alle persone a me care, che si ricorderanno dell'amico perduto. Oh, la gloria e l'ardimento, il tuo colore mette spavento. Venezia, Roma, poi nella fossa cadremo assieme, camicia rossa. Venezia e Roma, poi nella
Massao a Oresto Barattieri il 7 giugno 1896 e al suo quarto giorno. L'accusa è di tradimento. L'Italia è ancora sotto shock per l'orrenda carneficina di Adua. L'esercito ha puntato il dito contro il comandante Barattieri. Per molti... Garibaldi che comanda i suoi soldati, per Garibaldi viva! Intanto, uno a uno, gli ultimi dei mille scompaiono di fiore. Viva Garibaldi e i suoi Wow.